abbiamo partecipato attraverso un progetto serio, serissimo, di un sistema di videosorveglianza in tutta la città ad un bando del Ministero. L'amministrazione comunale di Brindisi prova a correre ripari sull'emergenza vandalismo. Dopo i ripetuti assalti alle strutture pubbliche, i danneggiamenti al Parco di Giulio e il grido d'allarme di un cittadino coraggioso che ha denunciato una baby gang, subendo tra l'altro ritorsioni e atti intimidatori, l'assessore comunale Oreste Pinto, ai microfoni di Antenna Sud, annuncia l'arrivo di rinforzi nel comando di polizia locale e impianti di videosorveglianza in diversi punti della città. Si tratta di una trentina di telecamere disseminate in tutta la città, soprattutto in luoghi nevralgici come i parchi o come gli impianti sportivi. La seconda situazione che stiamo cercando di risolvere è quella dell'assenza dei vigili della polizia locale, nel senso che abbiamo una carenza di personale incredibile e noi, nonostante le scarse risorse finanziarie, abbiamo messo in piedi un concorso per la polizia locale che sarà aumentato il contingente di personale.